Benvenuti a un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni. Oggi parliamo di San Gregorio nelle Alpi con il sindaco Mirko Badole. Sì, grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Questo 2020 è stato per i sindaci piuttosto pesante sul fronte delle decisioni perché c'è la grande emergenza Covid. Com'è andata a San Gregorio? Come siete riusciti a gestire la situazione? Ma San Gregorio è andata, diciamo, abbastanza bene, nel senso che comunque adesso la prima parte dell'emergenza, perché siamo ancora in piena emergenza adesso, ma la parte più problematica, che è stata all'inizio, quella del marzo-aprile dell'anno scorso, l'abbiamo gestita come meglio potevamo, nel senso che è stato un periodo in cui notizie non ce n'erano, c'era il grosso dubbio di cosa stava venendo avanti, di cosa sarebbe successo, e quindi ci siamo attivati. Abbiamo avuto la fortuna che per molti mesi San Gregorio è stato Covid-free, quindi non abbiamo avuto casi di Covid, e l'altra grandissima fortuna è la vicinanza a quelle che sono le associazioni che hanno dato una mano all'amministrazione in maniera determinante. Mi riferisco in particolare ai due gruppi alpini di San Gregorio e Paderno che abbiamo in comune, e anche il gruppo della Consulta Giovani con i giovani che devo dire si sono adoperati subito, hanno dato tutta la massima disponibilità, anche con coraggio, ripeto, perché in quei giorni non tutti erano sereni e tranquilli. E per esempio abbiamo fatto quello che è il servizio delle mascherine. Sembra una cosa impossibile, ma io me lo ricordo bene quando. Adesso le mascherine sono dappertutto, no? Ma allora la mascherina era diventato l'oggetto introvabile. E grazie alla Regione Veneto, che comunque ha cominciato a fornirle con vari step e con l'ottimo lavoro della Protezione Civile, abbiamo cominciato a avere queste mascherine, quelle di pezza, se ricordiamo, che erano considerate come l'oro allora, e abbiamo fatto la distribuzione casa per casa, pian pianino siamo riusciti a coprire tutto il comune. Ecco, ma in quest'anno si è sentito un po' il colpo sulle attività economiche, sul tessuto economico del paese, oppure ve la siete cavata abbastanza? Ma credo che San Gregorio se la sia cavata abbastanza. Naturalmente il colpo l'ha sentito anche San Gregorio. Ma vedendo le cose anche al di fuori di quello che è San Gregorio e della provincia di Belluno, credo che tutto sommato a noi ci sia andata bene. Ecco, poi, specie in alcune zone di San Gregorio, mantenere il distanziamento è anche abbastanza comodo perché le case, insomma, sono distanziate. Si è visto anche un po' di movimento nel mercato immobiliare, so che in alcuni comuni c'è stato. No, beh, dal punto di vista immobiliare direi di no, però avevamo molte persone in quei giorni che venivano a passeggiare dalle nostre parti, proprio per la zona tranquilla che abbiamo, e quindi questo ha fatto, tra virgolette, anche piacere. Ecco, la tipica passeggiata di salute a San Gregorio è il giro fino a Casera Aerea, che adesso è aperta di nuovo. Sì, finalmente. C'è un nuovo gestore, siamo riusciti ad aprirlo, ci ha coinvolto molto anche come amministrazione, perché era un rifugio che volevamo riaprire al più presto. Ci siamo riusciti, soprattutto stiamo avendo delle ottime soddisfazioni perché è stato subito riempito, forse merito anche di questa situazione, perché so che i rifugi in montagna comunque hanno avuto un boom quest'estate. Però il nuovo gestore è partito alla grande, quindi noi siamo più che soddisfatti di questo. Ecco, per quanti anni dura, insomma, da gara questa gestione? Ha un classico contratto commerciale di 6 anni più 6, quindi io penso che però siamo a posto. Ecco, tra l'altro, quella è una zona da cui poi si vede anche molto, molto bene la Val Belluna, si vedono molto bene anche, diciamo, i vostri vicini di casa, uno è Santa Giustina, per esempio, con cui state facendo, o almeno si è iniziato a pensare di fare un ragionamento su un'eventuale fusione. Sì, Casera Aerea è proprio una finestra sulla Belluna, quindi chi non l'avesse visto lo invito ad andare a vederlo. C'è un bellissimo punto, un bel vedere panoramico che merita.
Tornando sulla visione che abbiamo, vediamo Santa Giustina, vediamo Sospirolo, Sedico, ma vediamo anche Cesio Maggiore, quindi si vede tutto. Tornando alla questione più seria, lei mi sta chiedendo sulla possibile fusione dei comuni. Noi con Santa Giustina siamo già in stato avanzato, nel senso che abbiamo un accordo tra sindaci. E questo virus ci ha messo un po' il bastone tra le ruote perché volevamo prima di tutto, prima di procedere, andare avanti, andare a condividere con quella che è la popolazione questo passaggio che io ritengo fondamentale perché San Gregorio non ha, dal punto di vista amministrativo, non ha più senso che ce la faccia. Nel senso che noi dobbiamo pensare che abbiamo gli impiegati, gli operai che avevamo 20-25 anni fa e la burocrazia è aumentata di 10 volte, quindi gli uffici sono oberati di lavoro e fanno quello che è la normale amministrazione, non riusciamo a fare altro, questo è il mio grande rammarico. Purtroppo questa situazione del Covid ci ha un po' così tagliato le gambe. E abbiamo rallentato questa cosa che però siamo determinati a provare a fare col Comune di Santa Giustina. Con il quale c'è già qualche collaborazione, no? Cioè condividete dei servizi, per esempio, se non sbaglio, San Gregorio non ha un vigile suo. No, San Gregorio non ha. Sembra quasi una barzelletta. San Gregorio non ha vigili urbani, però noi abbiamo la convenzione con Feltre. A chiamata, l'abbiamo ereditata, l'abbiamo mantenuta, abbiamo un ottimo rapporto con i vigili di Feltre, quindi l'abbiamo mantenuta. Abbiamo altri tipi di collaborazione, ma non solo con Santa Giustina, ma anche con Cesio Maggiore. Qualche esempio? No, l'esempio più recente, per esempio, adesso quello che siamo riusciti a fare, che sembrava molto difficile da portare avanti, siamo andati a unire quelli che sono gli istituti scolastici, quindi è stato costituito il nuovo istituto comprensorio che riguarda proprio i comuni di San Gregorio e Santa Giustina, che erano già uniti da prima, che si sono uniti con quello di Cesio Maggiore, quindi abbiamo fatto il tris di comuni. Ecco, che non significa spostare gli alunni, diciamo, dalle scuole, significa solo che la testa, diciamo, dell'istituto è una. La testa è una, è un plesso più forte, quindi ha più ragione di essere. Stare uniti porta i suoi vantaggi. Ecco, poi tra l'altro sulle scuole ci sono anche degli investimenti preparati, no? Una è l'asilo, per esempio. Sì, beh, no, noi stiamo portando avanti quello che è questa ristrutturazione dell'asilo che abbiamo finalmente iniziato, anche qua il Covid ci ha messo la coda, ma noi abbiamo voluto fortemente iniziare quest'anno perché avremmo rimandato di un ulteriore anno i lavori. Siamo partiti con delle difficoltà perché dovevamo comunque garantire la riapertura dell'asilo, almeno per una parte dell'edificio. Questa, diciamo, siamo riusciti a farla, quindi attualmente l'asilo è in attività, ci mancano di ultimare delle opere, abbiamo l'impegno di farlo entro fine anno e la cosa importante è lo scopo di quella che è questa ristrutturazione che abbiamo fatto, che è la creazione dell'asilo nido. Con l'asilo nido noi speriamo di dare un'ulteriore possibilità all'asilo di San Gregorio di poter sopravvivere. Vista anche la questione dello spopolamento e della crisi delle nascite, perché io purtroppo devo annunciare così un dato negativo, che a San Gregorio quest'anno fino adesso sono nati due bambini, rispetto a quella che era la media degli anni precedenti, dove comunque un 8-10 bambini nascevano sempre, questo è un dato molto preoccupante.
Ecco, proprio alla voce delle istituzioni, qualche tempo fa parlavamo con il sindaco di La Valle degli asili e dei servizi scolastici e lui mi diceva che avendo dei servizi che funzionano, la gente poi viene attirata anche da altri comuni verso la struttura, diciamo, di montagna. Questa può essere anche forse un po' la vostra speranza con l'aggiunta del nido. Questo è l'obiettivo che avevamo, certo che sì, tanto è vero che siamo già sempre con lo spirito di collaborazione con gli altri comuni d'accordo, per esempio con Santa Giustina che se ha dei bambini al nido cercherà di mandarli a San Gregorio in maniera da rendere viva questa attività nel comune di San Gregorio. Ecco, poi altri servizi tipici che possono attirare diciamo, i genitori a iscrivere poi i bambini alle scuole sono i doposcuola. A San Gregorio c'è. Certo, abbiamo un ottimo servizio, abbiamo risolto anche una problematica che avevamo da qualche anno, che non avevamo la sede, ma l'anno scorso abbiamo inaugurato la sede nuova del doposcuola in Fondazione De Cons, che è una struttura molto vicina alla scuola. Questa sta funzionando bene, è un doposcuola molto particolare dove i bambini sono lasciati, tra virgolette, molto, molto all'aperto. Stile una volta, diciamo così, e quindi ci sta dando delle giuste soddisfazioni. E anche lì bellissimo panorama. San Gregorio da qualsiasi parte un panorama è bellissimo, sì. Però non si vive solo di pane e panorama, ormai diciamo la tecnologia ci spinge a modernizzare sempre di più anche i processi produttivi, si parla molto di smart working. Diciamo le ultime disposizioni del governo invitano anche gli enti locali a spingere sullo smart working. Sì, per fare lo smart working c'è una cosa fondamentale che serve, serve un ottimo collegamento internet. Volevo Se, arrivare proprio qui. infatti immaginavo. Noi a San Gregorio stiamo ultimando i lavori della posa della fibra, dico stiamo ultimando perché dovevano essere ultimati anche qua già da un anno, i contratti poi vanno come vanno. È un argomento in cui mi sono battuto fortemente sia come sindaco che come parlamentare, tanto è vero che quelle che sono le problematiche nate su questa tipologia di posa legate al Ministero dello Sviluppo Economico con Infratel e Open Fibra, che sono le due società che il governo ha fatto proprio per agevolare questo tipo di attività e funzioni sui piccoli comuni. Hanno creato dei problemi, tanto è vero che sono in ritardo non solo a San Gregorio, ma in tutti i vari comuni dove hanno preso l'appalto. Io ho la garanzia con una lettera scritta che entro fine anno l'allaccio sarà completo. Ho visto nelle ultime settimane che è stato installato un ponte provvisorio in maniera da che questo avvenga, quindi questo mi rassicura un po' e spero che nei prossimi giorni partino già i primi contratti. So che il collaudo della struttura è stato fatto la settimana scorsa e ha avuto esito positivo. Poi lì anche è importante che ci sia però una buona capillarità, cioè nel senso che anche chi abita un po' più distante, diciamo, dalla dorsale possa accedere a questo servizio. Io ho tantissime persone che me l'hanno chiesto e quindi su questo non ho nessun dubbio che sarà usato e sarà utile per San Gregorio e per contrastare anche quello che è lo spopolamento della montagna. Eh sì, perché poi appunto si spinge molto sullo smart working, ma basta fare una videochiamata con la connessione che non va e diventa impossibile praticamente lavorare e fare qualsiasi cosa. Di videochiamate, tra l'altro, penso che come sindaco abbia fatto diverse perché con la prefettura o con altri enti, insomma, no? Certo, questo virus, tra tutte le cose che ha comportato di male, ha comunque dato un'accelerazione a questo tipo di sistema e quindi non tutto il male viene per nuocere, diciamo così. Ecco, diciamo che poi tra l'altro tra le tante
attività, no, che ci sono in Comune di San Gregorio, ce n'è una anche che si focalizza molto sull'ambiente digital, è proprio lì alla Fondazione De Conz, quindi insomma c'è movimento, c'è un interesse. Sì, come le dicevo, molti mi hanno chiesto questo, ma le scuole stesse, la scuola elementare che abbiamo là a San Gregorio, avevamo proprio carenza di fibra, di necessità di collegamento. Ecco, quindi abbiamo capito che insomma San Gregorio, questo è un problema, quello della connessione, molto molto sentito, anche in altri comuni c'è lo stesso problema. Con questo tema chiudiamo questo incontro con il sindaco Badole, che ringraziamo per essere stato con noi. Buona Grazie a voi e buonasera ancora a tutti. serata, buona continuazione.